SIGEP 2018, ci troviamo allo stand dell'aromatica proprietaria del marchio Caffè Borbone e siamo in compagnia del direttore commerciale dell'azienda, Fulvio Di Santo, che intanto invito a salutare gli amici di OrecaTV.it. Saluto tutti gli ascoltatori di OrecaTV, ovviamente. E nel frattempo ci siamo isolati da uno stand bellissimo, luminosissimo, ampissimo e affollatissimo, perché per la prima volta l'aromatica col marchio Caffè Borbone partecipa a SIGEP, l'edizione 2018 è quella che di fatto battezza la vostra presenza in questa manifestazione. E io a questo punto devo per forza chiederti, Fulvio, perché siete qui? Allora, ribadisco, risaluto tutti, che questa è la seconda edizione in cui partecipiamo. È la prima edizione, siamo venuti, se vogliamo, con una presenza più legata al monoporzionato, che è il nostro primo core business. E già dei segnali di interesse nei confronti del marchio lo si vedeva già, e allora abbiamo pensato, alla luce anche di una decisione aziendale di dare sempre più attenzione e spazio da parte del nostro marchio nel settore Oreca, anche proprio in modo specifico sulla linea bar, abbiamo deciso di presidiarla questa fiera con un format ancora più deciso nell'ambito del bar. E devo dire che a oggi siamo al quarto giorno, il risultato è davvero molto 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 interessante, e credo che sia stata veramente un'iniezione di determinazione, di fiducia per poter andare ancora più avanti con un concetto di sviluppo importante nel settore proprio del bar. In effetti è vero, nell'edizione precedente voi vi eravate presentati con il monoporzionato e dicevo, in questa voi battezzate il segmento Oreca. Avete un'offerta particolare per questo segmento? Allora, l'offerta che noi facciamo, più che offerta, siamo alla ricerca di concessionari. Oggi il nostro primo percorso fatto sulla linea bar si avvale di circa 20-21 concessionari che sono un po' presenti a macchia di leopardo. Devo dire la verità, tanti sono frutto di una esperienza, di un rapporto nell'ambito del vending, e che si sono cimentati anche con buoni risultati nell'ambito del bar. Ovviamente lo scopo principale è quello di arricchire la mappatura nazionale, se vogliamo, di concessionari, dove noi cerchiamo di offrire un prodotto di estrema qualità fatta in tre miscele dedicate appunto alla linea bar a condizioni davvero favorevoli per poter essere allo stesso modo vincenti nell'offerta presso il canale Oreca e dare loro un'ottima marginalità. Oltre a questo, ovviamente, non dimenticando che il nostro primo prodotto è appunto la linea del monoporzionato, ci stiamo rendendo conto che in effetti poter dare al concessionario della linea Oreca la possibilità di inserire anche nella vendita legato al bar o a quant'altro l'inserimento del monoporzionato crea ancor più interesse da parte dei concessionari. Ovviamente tutto questo sviluppo nel settore Oreca implica anche l'altra azienda di famiglia, che è appunto la DDS, la quale DDS, analizzando quelli che sono gli sviluppi del mercato, ha deciso, ma già da un anno, abbiamo già proposto all'host, l'abbiamo ribadito qua, una linea di macchine che noi chiamiamo professional, che sono prevalentemente a cialde ma anche a FAP, e che devono aiutare appunto i nostri già attuali partner, e magari riusciamo a arricchirne sempre di più, entrare in un segmento dove a volte la copertura con macchine professionali, linea grani, diventa un po' poco
conveniente appunto farlo, abbiamo un sistema molto più slim che a oggi riesce a entrare anche su alcune categorie, mi riferisco non tanto al bar ma alla piccola ristorazione, a nuove idee che sono agriturismi, bed and breakfast, chioschi e quant'altro, e devo dire che appunto, ma davvero con molta molta soddisfazione, siamo riusciti di fatto a avere un segnale positivo tangibile da questa fiera. Con la linea bar ovviamente mi rendo conto, perché io ne parlo davvero soddisfatto, questa fiera mi sta veramente gratificando molto, perché al di là degli innumerevoli chili fatti, consumati, perché siamo al quarto giorno e siamo all'incirca sui quasi 40 chili lavorati in 4 giorni, che sono veramente cifre importanti, ma la cosa che più si evidenzia è che tutto il mondo che si avvicina a noi, che è fatta di piccoli esercenti che ho nominato prima, spesso per fortuna utilizzano il nostro brand, consumano il nostro caffè in monoporzionato nelle proprie abitazioni, e per loro scoprire che questo brand, appunto Caffè Borbone, è anche nel settore Horeca, si avvicinano perché vorrebbero eventualmente avere un contatto, un interesse nella copertura non solo familiare che hanno, ma bensì della loro principale attività, che può essere appunto un'attività del settore Horeca. Quello che tu hai appena nominato è quello che io chiamo da qualche anno il micro Horeca, cioè le postazioni basso consumanti per i grani ma medio alto consumanti per il monoporzionato, e attraverso VDS con le macchine realizzate, che siano a 1, a 2, a 3 o addirittura a 4 gruppi, posso dire che riuscite a soddisfare tutte le richieste, tutte le esigenze. Fulvio, hai dato già un'ottima percezione di questa manifestazione. Che cosa pensi di SIGEP, l'edizione 2018? Guarda, ribadisco, sono molto 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 soddisfatto, a tal punto che da questa fiera, al di là dei contatti, dei potenziali lavori, viene fuori una convinzione che l'azienda a oggi, per quello che è il valore del brand e per quelli che sono i segnali appunto che riceviamo in questa edizione, deve assolutamente fare un passo in avanti e strutturare l'azienda, o meglio strutturare una linea dedicata sull'Horeca, che prevede l'Horeca inteso come bar, perché abbiamo tutte le capacità sia in termini qualitativi sia in termini produttivi, e ancor più a livello proprio di valore, di forza di brand, per poterlo fare. Il discorso invece del micro Horeca, a cui tu Fabio accennavi, indiscutibilmente passa da un aspetto, che è quello della qualità. Cioè i punti vendita, diciamo basso consumanti, riescono attraverso l'utilizzo di un sistema monoporzione, che sia capsula, cialda o quant'altro, a poter garantire un elevato standard qualitativo, okay, nel servizio che danno. Questo è l'aspetto principale. Noi come Caffè Borbone, al di là della crescita che in questi anni è stata molto importante ed è abbastanza visibile, abbiamo sempre avuto la massima attenzione nello standard qualitativo del prodotto che facciamo. A noi interessa che il prodotto nostro, okay, venga servito nel miglior modo possibile, e che la tazza di caffè fatta col caffè in grani o con una cialda o con un compatibile possa dare il massimo del risultato. Credo che il brand, appunto Caffè Borbone insieme alla DDS, parteciperà di nuovo a un evento del genere, ci organizzeremo ancora di più, presideremo eventualmente anche altre fiere del settore, e nasce una nuova storia pure per Caffè Borbone da questa edizione, che è quella praticamente della specializzazione, del completamento di gamma nell'offerta del settore Horeca. Fulvio, tu sei direttore commerciale di Caffè Borbone e di DS, avete una rete vendita estremamente capillare, avete le maglie strette, come si suol dire, però
capita sempre, anche nella migliore azienda, che ci sia qualche maglia un tantino più larga e quindi qualche potenziale cliente che desideri entrare in contatto con voi, ma magari non è stato mai visitato da uno dei vostri agenti o non ha mai avuto la possibilità di avere dei riferimenti per entrare in contatto con voi. Qual è la casella di posta elettronica attraverso cui possono scrivervi e quindi creare un contatto commerciale per avere maggiori informazioni su come diventare vostro partner? Allora, info@caffeborbone.it, www.caffeborbone.it, eccetera. Questa tua precisazione mi porta, se mi permetti, a fare un'altra precisazione. Quando parliamo di forza vendita, ovviamente parliamo di una forza vendita che oggi abbiamo, che copre tutta l'Italia, tutto lo stivale, ma fortemente specializzato nel settore OCS Vending. Quando parlo di una nuova vita, di una nuova esperienza dedicata appunto al settore dell'Horeca, questo primo punto parte da inserire nell'ambito dell'azienda un mio collega, che possa essere un direttore commerciale che segui esclusivamente il settore dell'Horeca, e a cascata una serie di figure che possono essere chiamate capoarea o agenti specializzati, che comunque sono del settore, conoscono bene il settore, possono dare risposte nell'immediato ai clienti che a volte purtroppo capita sono state vanificate perché non c'era forse non la volontà o l'attenzione, ma la specializzazione in quel settore. Tutto questo sarà assolutamente risolto, ve lo garantisco, proprio creando una struttura che passi anche da un'area dedicata nell'ambito della nostra imponente azienda, che è sita appunto a Caivano nella zona Asi tra Napoli e Caserta, una zona nuova, che possa essere appunto un laboratorio test dove praticamente fare sviluppo sulla linea bar, poter ospitare una serie di concessionari e anche clienti che vogliono praticamente non solo conoscere l'azienda, ma conoscere come lavorare nel miglior modo il nostro prodotto. E allora io ora finalmente posso accettare il tuo invito a gustare il vostro caffè. Prima ho detto no, prima l'intervista, prima delle interviste non si prende mai caffè. Quale mi offri e attraverso quale delle tue macchine? Allora, posso sicuramente garantire che la miscela blu è la miscela, il nostro cavallo di battaglia, è quello che riesce a ricevere i maggiori compensi. Ovviamente andiamo con la macchina professionale da bar, perché tu sei molto esigente, e allora andiamo con un top di gamma e daremo modo di farti sentire un re. Grazie, e allora io inizio a mettere la corona sul capo, lui vi saluta. Saluto tutti ovviamente e ci rivediamo alla prossima fiera di settore, che sarà nel caso specifico proprio Venditalia, quella dedicata alla distribuzione automatica. Noi saremo lì con vendingtv.it. Non andate via, io con la corona in capo prendo un buon caffè e lui nel frattempo vi dà appuntamento alla prossima fiera. Non andate via, abbiamo tantissimo altro da mostrarvi.